America, 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 che sarà mai sta America? America, 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 in America voglio andare. E l'America è lunga e è larga, circondata da fiumi africani. È circondata da monti e da piani e con l'industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città e con l'industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. Paesi e città dove oggi sorgono acciaierie della potenza di questa, in Argentina. Fondato e condotto da un gruppo di tecnici italiani, il complesso produce oltre 500.000 tonnellate di acciaio all'anno. Per gli emigrati italiani, 10 milioni ai primi del Novecento e altri 2 in questa dopoguerra, l'America del Sud è stata come il Far West per i pionieri degli Stati Uniti. Emigrarono anche professionisti, tecnici, religiosi, ma la grande massa all'inizio fu di contadini e soprattutto del nord in cerca di terra da guadagnare con il lavoro. Cominciarono con gli stessi strumenti primitivi dei loro paesi e resero fertili intere regioni del Brasile, del Venezuela, dell'Argentina. In qualità di presidente della Federazione delle Società Friulane potrei dire qualche cosa sulla storia dell'emigrazione friulana qui in Argentina, che è la storia di tutta l'emigrazione italiana qui in Argentina. Qui era un paese che solo era, si dedicavano alla pastorizia in generale. Dopo si è cominciato a sfruttare ciò che è l'agricoltura, è nata lì l'agricoltura, con l'emigrazione che è venuta dall'Europa. Mi affissero nelle strade e negli edifici del Veneto e del Friuli degli cartelloni dove il governo argentino prometteva regalare la terra a questi coloni che venissero come agricoltori in queste terre nuove. Qui arrivarono le prime 50 famiglie il 15 marzo di 1878. L'anno seguente arrivarono altre 50 famiglie e 2 anni dopo delle prime arrivarono 100 famiglie e furono lavorando i primi anni, seminavano fagioli, frumento, biava. Poi, 5-6 anni dopo, cominciarono la coltivazione delle viti. Vorrei parlare della città di Resistencia. Oggi, oltre 80.000 abitanti, è fondata in seno alla selva, nel Chaco. Lì sono sbarcati al margine di un fiume del Rio Negro un gruppo di 70-80 famiglie friulane e lì hanno fondato una piccola colonia, che oggi è capitale della provincia del Chaco. Oggi la collettività italiana è fiorentissima e conta con grandi industrie, un numero stragrande di connazionali con titoli universitari, ingegneri, tecnici, cosa che non c'era prima. Prima erano i poveri migranti di poca cultura, molti anche analfabeti. Senta, che ricordi ha di questi 50 anni in Argentina? La cosa è lavorare sempre, lavorare. Ho riposato quando non dovevo lavorare, però quando dovevo lavorare si è lavorato sempre. E sì che non mi faccia patire col dirmi se volessi allontanare in Italia, perché c'è una voglia matta di ritornare. Di tutte queste figure che sono ricordate qui nel suo libro, ce ne citi qualcuna? Per esempio vorremmo citare Franceschini. Cosa fa? Uomo venuto dal centro Italia, precisamente dall'Abruzzo, a 17 anni, sbarcato con un dollaro, e oggi vale dei miliardi. Altri potremmo citare Donolo, Luigi Donolo, un friulano,
venuto anche lui il ragazzino con i pantaloni corti, oggi vale anche lui dei milioni di dollari. L'inizio lì è stato durissimo, hanno dovuto lottare con gli aborigini e poi dopo anche il clima, è qualche cosa insopportabile, si tratta di 40-45 gradi di temperatura via. Poi dopo l'inizio qui la vita dura, dura perché non offriva loro altro che dei lotti di terra per incominciare il lavoro dell'agricoltura e qualche altro attrezzo, una mucca, un cavallo e qualche attrezzo agricolo. Poi dopo hanno dovuto fare tutto da soli. Ma come erano tanto uniti e tanto fratelli, si hanno mantenuto veramente come se fossero dentro di un serraglio e questa è stata la causa per la quale la sua lingua l'hanno mantenuta tanti anni, perché fra di loro sempre parlavano in friulano. E lei parla friulano? Io parlo friulano, sicuro che favelli furlan, sono figlio di un furlan, le favelli furlan, ma gli nai se guate se io sono figlio di un furlan lo vai di favela furlan. Passiamo di Pierre delle Melenghe, sono dei tagli di loro che vanno a spendere i tagli di chi bes per imparare una lingua di chi altri, se io ho di buttare via le mette per strada. Ma grazie allo stesso tipo di civiltà, la fusione con i sudamericani è stata facile. Qui, nello stadio di Buenos Aires, almeno la metà, fra pubblico e squadre, sono italiani. E qui invece, negli Stati Uniti, la fedeltà ai costumi delle feste contadine, alle tradizioni familiari e paesane, fu il solo mezzo per affrontare una società profondamente diversa, spesso ostile. Eppure proprio questi scugnizzi, questi picciotti, e i loro padri, i loro nonni, con il loro lavoro, hanno contribuito in misura rilevante a far grande l'America del Nord. Naturalmente si sorride sull'albero della cuccagna e sugli spaghetti, come sulle tradizioni religiose e popolari che anche oltreoceano fanno sperare nell'aiuto del santo patrono. Le nostre chiese sono diventate piene di statue e di madonne, perché noi per aiutarli dovevamo, come accettavamo la statua, per esempio di Genova, dovevamo ricevere la statua di San Gennaro, dovevamo ricevere la statua di San Paolo da Cropani e dovevamo ricevere la statua di Santa Rosalia di Palermo. Siciliani con siciliani, napoletani con napoletani, fuori di questa unità comunale c'era l'nemico. Il primo nemico era il siciliano per il napoletano per il calabrese. Qui, per celerità, il professor Pergola ha preferito proseguire in inglese. Tra di loro non si guardavano come italiani, ma come paesani, provenienti da un certo paese. La prima volta che si resero conto che, ancora prima di essere siciliani o calabresi o napoletani, erano tutti italiani, fu quando sentirono il peso dei pregiudizi puntati come arma contro di loro e per la prima volta cominciarono a pensare in termini più vasti. La loro condizione di italiani, l'italianità comune, divenne il comune rifugio, il comune soccorso. E si trattò di un fenomeno storicamente importante, perché si realizzava la prima presa di coscienza politica e sociale. Ma fu allora che l'italiano incominciò ad organizzarsi, fu allora che l'italiano incominciò ad essere temuto, fu allora che l'italiano incominciò a entrare in politica. Il voto italiano, non tanto nella metropoli di New York, ma nello Stato di New York, conta molto, perché è uno Stato fortemente bilanciato tra repubblicani e democratici. Di conseguenza, lo spostamento di un voto etnico può decidere delle fortune del governo dello Stato di New York. E in particolare a New York, se non sbaglio, si tratta del quarto della popolazione. Quarto, sì, oltre il milione di gente che si sente precisamente italiana e che perciò pesa enormemente col suo voto sulle sorti dello Stato di New York e indirettamente su quello dell'internazione americana. Il
Cosicché a Broadway, passerella dei personaggi e degli avvenimenti più importanti degli Stati Uniti, si sono visti sfilare i nostri carabinieri. La Little Italy è un residuo del passato alla vigilia di scomparire. La terza e quarta generazione degli italiani è ormai americana a tutti gli effetti, con affermazioni nei campi più vari, dal teatro alla scienza, dal cinema al giornalismo e alla industria. Certamente saprà che nell'industria automobilistica americana ci sono dirigenti di altissimo livello che hanno origine italiana. C'è Jim Cafiero, nato da genitori italiani, che è a capo del nostro settore più importante. È responsabile dell'85% degli affari della Chrysler. Anche Jack Cocca, il presidente della Ford, è di genitori italiani. E alla General Motors, un altissimo dirigente, il capo del settore autocarri e pullman, Martin Casserio, è anche lui di origine italiana. Sono fieri della origine italiana, ma anche della cittadinanza americana. Così si esprime il sindaco di Filadelfia. Io penso che tutti gli abitanti di questo paese, indipendentemente dalle loro origini, siano prima di tutto americani. E sarei terribilmente deluso se un italo-americano rispondesse diversamente a questa domanda, perché questo è il mio paese ed è stato buono con me e con i miei genitori e con tutti gli altri. Sto sempre bene. Ho lavorato nel facente di casa, nelle fattorie, nei ristoranti. Sei bene. Allora in pensione, adesso sto bene. Adesso sta in pensione. Sta in pensione. E sta bene. Sta, tutta la gente sta bene, tutte hanno una casa, non una casa, qualche volta hanno pure due, hanno tutte due o tre macchine, no, car. Automobili. Automobili. E hanno tutte monete alla banca. E un ebreo ha detto, ma tu lavori per quell'altro e fa guadagnare tante soldi al tuo patrone, perché non fai tu il contrattore? Ho detto io, ma io non so parlare inglese, come faccio? E allora lui mi ha mostrato una carta da $5 e un'altra da 10. Ha detto, questa che cosa è? Ha detto $5. E quella che cosa è? $10. Ha detto, quello ti basta. E così lui mi ha dato lavoro e ho preso a guadagnare molto bene. E i primi soldi che ho guadagnato mi ha comprato subito un'automobile. Tutti gli italiani oggi, tutti gli italoamericani oggi stanno bene in America. Il povero italiano non esiste quasi più. Uno di questi venne un giorno e mi raccontò, mi disse, io sentii annunziare il signor Green. E quando venne dico, ma lei come mai? Lei parla bene italiano? Dico, lei è italiano? Dice, sì, dice, sono italiano, ma mi sono cambiato il nome. Dice, perché se no non mi davano un salario inferiore. Ah, questo siccome col... E come si chiamava? Verdi. In inglese verde vuol dire green, aveva tradotto direttamente dal suo cognome. Questo nome italiano non ti dà nessuno, non ti dà mai l'altro lavoro. E come deve fare? Come del Vincenzo dei Gemma. E allora cominciarono, dice, mette l'ultimo nome, metto primo. Dice, e fa, James Vincenzo. Vedi Gemma, facete James. Adesso è la S. Insomma, da Vincenzo di Gemma ha fatto James e Vincent. James e Vincent. E così ho trovato il lavoro. La prima volta che sono andato ho avuto lavoro lì. E il signor Malang è diventato Mr. Malang. Ma lui non soltanto di nome. Dell'Italia, nella sua casa, neppure il ricordo. Alle volte questo cambiamento di nome era derivato dal fatto che certi nomi italiani sono difficili da pronunziare per l'americano. Tutti i nomi che cominciano in I, per esempio, che per loro è I, è vero? Quindi resta un nome difficile. Un nome come Gioconda, per esempio, è un nome che non si può pronunciare. Gioconda, bisogna dire, e questo è difficile da pronunziare. Ma mi chiedi degli italoamericani, ti racconterò subito una storiella che illumina bene un loro aspetto. Avevo alla casa italiana, che era parte dell'università e che io dirigevo, un coro italiano e cercammo di vestire questo coro con dei costumi paesani. Li cercammo e fu invano perché nessuno ne aveva conservati. Ed io misi anche una circolare, feci una circolare nei giornali italoamericani, chiedendo che se avevano ricordi, lettere, fotografie del tempo della loro emigrazione, io li avrei conservati nella casa italiana, come in un museo. Non ebbi nessuna risposta.
Nessuno voleva ricordarsi di un tempo che era stato odioso per loro. E nessuno si ricorda volentieri del tempo che ha appetito la fame. Perché? Invece Frank Capra, il famoso regista di È arrivata la felicità, ci parla con divertimento dei lontani e non prosperi giorni del suo arrivo in America. Mio padre aveva lasciato 4 fratelli in Sicilia e anche loro volevano venire tutti in America. Così dovevamo spedirgli i soldi per il viaggio e poi dovevano venire le loro famiglie e poi le famiglie delle loro famiglie. Tutti credevano che dall'istante in cui un loro parente metteva piede in America faceva immediatamente denaro a palate. E se si mandavano dei soldi a un parente, bisognava mandarne a tutti gli altri, a questo cugino, a quell'altro cugino, finché capimmo che ci conveniva mandare $100 tutti in una volta e farne venire in America il più possibile. Così potevamo depennarli dalla lista di quelli che aspettavano i soldi. E poi, una volta arrivati qui, sarebbero andati a lavorare. Così, a mandare i soldi alle loro famiglie, ci avrebbero pensato loro. Erano i tempi di Rodolfo Valentino, insuperato simbolo dell'amore romantico, in una società che aveva idealizzato il denaro. Parlava sempre di emigrazione. Voleva andare in Francia o in Svizzera con la bicicletta, pur di allontanarsi dall'Italia meridionale che vedeva un campo molto ristretto per la sua ampia intelligenza. Pare che fu definito anche l'uomo più bello del mondo, se non mi sbaglio. Bello, dice Vispo, era carino. Un tipo allegro, un tipo svelto, un tipo sbarazzino. Era impertinente. Come arrivava la sera, se ne veniva al ristorante in compagnia di queste belle ragazze, tutte truccate, con giovini. Io vedo Rodolfo Valentino non come attore, ma bensì come un bravo ballerino. E oggi, come oggi, tutti sanno, tutti vogliono il ballo moderno, cioè lo shake, eccetera. Mentre io sono una canita di cose del tempo. Tanto è vero che a casa ho tutti i dischi di Valentino. Perché è stato capace di far innamorare di sé tutte le donne, non solo dell'America, ma di tutto il mondo. Era molto attraente per quello stile inconfondibile che ci aveva. Nessuno dei ragazzi di oggi può avere, secondo me, uno stile come quello. Nel 25 poi venne la prima volta a Castellaneta, quando si vide arrivare qua su una grande macchina, una torpedo aperta con una donna a fianco, una gran bella donna. E che poi mi fu presentata da lui per la signora Natascia Rambova, che era la moglie. Lascia immaginare quello che è successo, perché allora non c'erano le macchine di oggi, come hanno visto questa macchina, tutti quanti, e c'è Rodolfo, Rodolfo. Dopodiché lui prosegue per Parigi, perché doveva presenziare alla prima di Monsieur Bocquer. E di fatto poi mi scrisse dopo, al momento che partì in America, che a Parigi l'avevano demolito completamente la macchina, che aveva preso un pezzo, chi non aveva preso un altro, per avere un ricordo degli ammiratori, le donne specialmente, che si salta, gli strapparono anche gli abiti. Nel 1926 Rodolfo Valentino morì in un ospedale di New York per un attacco di peritonite. Aveva 31 anni. Ma un mito come quello di Rudy non poteva scomparire per una banale peritonite. Sulla sua morte nacquero romantiche e fosche leggende. Fantasie tuttora vive a Castellaneta. Secondo lei come morì? Beh, veramente si dice in seguito ad un'operazione chirurgica, però la nostra convinzione è tutt'altro. E certamente l'avranno avvelenato perché per gelosia o perché dava fastidio a qualcuno. Meno celebre, ma di ben più concreta rinomanza in quegli anni, un altro italiano, Amedeo Giannini, fondatore della Bank of Italy, oggi Bank of America. Ce ne parla la figlia. Quindi suo padre divenne capofamiglia a 7 anni? Sì, quasi. E a 12 anni ha cominciato a lavorare a San Francisco. Il padrino era già un direttore di una banca in San Francisco che si chiamava Columbus Savings Bank. E papà, quando è morto il padrino, lui era messo su questo board come direttore. E papà ha voluto che loro danno prestiti e tutto a tutte le gente, non solo quelle persone importanti della città. Loro non hanno voluto. Allora papà ha detto, bene, io faccio una banca per queste gente.
E così lui ha cominciato con 300.000 dollari. Di capitale. Di capitale. Lui aveva un fede nel popolo che era incredibile. O lui pensava che non si può avere due padroni, e non si può servire due insieme. Allora così lui ha detto, io non metto molto importante la fortuna, ma metto molto importante la cosa di fare una banca che serva tutti. Uguale senso di umanità valse a Fiorello La Guardia la prima affermazione italiana nella vita politica a livello nazionale. Torno dall'aver visitato molte nazioni europee e non posso fare a meno di pensare quanto siamo stati fortunati nel nostro paese, che non ha sofferto le devastazioni da cui è stata sconvolta l'Europa. Ci vorrà molto tempo prima che i popoli europei possano riprendersi interamente dalle conseguenze di questa guerra. Nel frattempo, visto che la leadership della pace è ricaduta su di noi, noi dobbiamo essere all'altezza di questa enorme responsabilità. Auguro la vittoria agli Yankee e che possano portare a casa la bandiera. Ma la grande popolarità che si conquistò alla Guardia come sindaco di New York dal 1933 al 1946 non dipese solo dalle qualità politiche. La sua comunicativa, eccezionale, facilitò molto un'ascesa che corrispondeva anche alla crescente forza raggiunta dagli italiani nella società americana. Con la stessa allegra vitalità si fece tifoso di sport, direttore di banda, suonatore, cantante e perfino attore della radio, quando lo sciopero dei giornali poteva far perdere ai bambini il seguito delle loro storie a fumetti. Ve lo dico una volta per tutte. Noi non tollereremo queste macchinette. Non permetteremo che questa frode organizzata prosperi nella città di New York. Tutti questi oggetti sono stati confiscati dal Dipartimento di Polizia di New York a ladri, gangster e truffatori. Noi perseguiteremo questa gente con una lotta senza quartiere. Finalmente abbiamo un sindaco nella città di New York. Grazie, giudice Seabury. Noi cercheremo di dimostrare che un governo non partigiano, onesto, è possibile nella nostra città. Il presidente Roosevelt si congratula telefonicamente con il nuovo sindaco di New York, Fiorello La Guardia. E al presidente Roosevelt, Einstein suggerisce di affidare a Fermi le ricerche sull'energia atomica. Chicago, Illinois, 2 dicembre 1942. In un sottoscala del campo sportivo dell'università, lo Stagg Field, un gruppo di scienziati americani che operano sotto la direzione di Enrico Fermi mette in funzione la prima pila atomica. Alle 14.50 la barra di controllo viene innalzata di un altro piede. I contatori impazziscono, ma la meta non è ancora raggiunta. Fermi è teso come un arco. Alle 15.20 ordina, tirate fuori la barra di 6 pollici. Dice allo scienziato americano Compton che gli è accanto. Questa volta ce la fa. Per 2 minuti Fermi si immerge nei calcoli. Se l'aumento della velocità dei neutroni è costante e rimane tale, significa che la reazione si mantiene da sola, che l'esperimento è riuscito. La massa si trasforma in energia di altissimo potenziale. L'energia contenuta in un chilogrammo di uranio fissile è la stessa sprigionata da 200 milioni di chilogrammi di carbone. Fermi fu fra gli uomini di cultura costretti a scegliere l'emigrazione non per bisogno, ma per sfuggire alla persecuzione politica, come Toscanini.
tira, allegri, aspetta, smai! Segretario, buongiorno. Padre, ma questa è la mazza. Io che ci posso fare? Signor Sindaco! Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, camerati. Caro commendatore, sa che dicono tutti a Roma? Marconi ha scoperto certi raggi segreti che la flotta inglese in due balletti salta tutti in aria. Segretario, ma il paese è tutto qui. Incoraggiata dal blocco dell'immigrazione imposto da molti paesi, la nostra politica autarchica, tornando sull'errore di Crispi, credette di risolvere il problema con una guerra coloniale. Guardi suo nipote. Lo sto guardando. E fu il preludio della tragedia, la seconda guerra mondiale. La perniciosa pure lui, povero Raffaele. Hai capito? Hanno avuto da portare fino a Stigliano per trovare il dottore. A schiena d'asino. E lui il duce! Raffaele mio! Oddio mio, padre, venite! Aiutatemi, padre! Raffaele, voi andate, coraggio. Ma su, Teresa, non fate così. Oddio, che faccio, padre? Andate! Ma non ti preoccupare, Teresa. Aspetta. Coraggio. Padre, pregate per me. Sì. Un'ora solenne. Oi, ma vivere da cani qua o morire da cani laggiù è proprio la stessa cosa. 20 milioni di italiani sono in questo momento raccolti a Maronna dal compagno di tutta Italia. È la più gigantesca dimostrazione che la storia del genere umano ricordi. 20 milioni! Toto! Ma un cuore Nicola! Toto! Nicola! Toto! Ma che fai? Non ti fai vedere a sentire il discorso? Ma vuoi mettermi nei guai? Don Luigino vi ha visto anche il grosso. Hai capito, sì. Che andiamo al distretto di Cosenza. Al distretto dovete andarci domani mattina e con la corriere delle 8 di stasera tenete tutto dietro. Salvatore, dite un po', Se hanno tanto denaro da spendere per la guerra, perché non aggiustano il ponte sull'Agri? Che è crollato da 4 anni e un cristiano si deve incollare alla strada fino a valle. No, perché siamo cristiani noi. Cristiano vuol dire uomo. Noi siamo bestie da soma, anzi peggio, frusculicchi. No, cosa dite? Questa guerra è fatta proprio per voi, voi contadini. Chissà la terra che vi daranno da coltivare giù in Africa. È terra buona, che basta seminarla, che la roba cresce da sola. Salvatore, Galliana te ne poco più di 1000 abitanti. In America di gallianesi ce ne sono 2000, avete voglia di trovare terra laggiù? Ma quella, l'America, è terra straniera. Un conto è coltivare la terra vostra. E che l'Africa è terra nostra. Ma Salvatore, sta terra nostra, che bisogna rubarla a chi ce l'ha. Mi pare una cosa che non porta bene. Fiamma, va. Quando nel 1915 l'Italia unì le sue sorti... Questi contadini non hanno fatto che ripetere la nostra istintiva riluttanza popolare per le imprese coloniali. Riluttanza di vecchia data. Avversari, non da oggi, della politica africana, fin da quando noi lanciamo qui il grido richiamate le truppe dall'Africa, permettete a noi socialisti di rivolgere il nostro saluto ai caduti. Sempre demagogia. Ma pensiamo a noi. A tutti
i caduti. Agli italiani che per una triste politica hanno versato il loro sangue giovane e generoso, e agli abissini. Inaudito! La solita retorica. Ma basta! Zitto lei! Agli abissini che hanno combattuto per l'onore e l'indipendenza del loro paese. Ed affermiamo che non è in questi momenti di agitazione, di fame, di disoccupazione, quando il paese è stremato, non può darvi neanche un centesimo, non è in questi momenti che voi potete venire a parlarci ancora dell'Africa. Comunque, il nostro dovere è chiaro e semplice. Dobbiamo votare unanimi la spesa necessaria. Dobbiamo votarla con la ferma fede di votare la vittoria. La politica che abbiamo fatto in Africa è una politica disastrosa. Onorevole Sanguinetti, noi vogliamo fatti, fatti e non aggettivi. Politica disastrosa. Non siamo riusciti a fare dell'Eritrea una colonia di popolamento. In 10 anni vi abbiamo infiltrato appena un centinaio di coloni. Ma c'è la guerra laggiù. Vinciamo prima e poi colonizzeremo. Ecco, giusto. Non siamo riusciti a farne una colonia di commercio e neanche di transito per il commercio, perché niente affluisce dal Sudan verso il porto di Massawa. Ci vuole un po' di tempo. Non siamo riusciti a farne una colonia agricola. E tutto ciò mentre intere popolazioni emigrano dalla nostra Italia perché cacciate dal bisogno e prive di lavoro, stanno morendo di fame. Ma che fame! Volete chiudere gli occhi dinanzi alla realtà? Non c'è soltanto miseria in Italia. Soprattutto miseria. Il popolo italiano invoca giustizia. Se non la trova, sarà costretto a riconoscere che se la deve fare da sé. Il fatto di Ambalagi è uno dei tanti che avvengono in tutte le guerre coloniali. È un incidente. Dica tragedia, onorevole Crispi. Ci fu, si dice, imprevidenza. Ma quale? Quando Erasmo da Gosse insorse, dovemmo naturalmente punirlo. E quando Erasmo Angascià, contravvenendo ai patti che aveva stabilito con l'Italia, ci intimò la guerra, dovevamo rispondere. Dovevamo rispondere? Anche più decisamente, ma con maggiore forza. Sì, tanto morivano i nostri soldati. I nostri figli! Basta con il dovevamo. Sono 37 anni. Troppi. Che sto al Parlamento. Appunto. E anche nei momenti più... Mi lasciano finire. E anche nei momenti più dolorosi e difficili del 48, io non vidi mai quello che sta succedendo in questa Camera. È un insulto al paese la politica del governo. È un sistema fatale all'Italia. Come politico dovrei compiacermene. Come italiano invece... Basta! Come italiano invece me ne vergogno! Gran parte degli americani non avevano mai visto l'Italia. Un buon risultato della guerra era di insegnare a questi americani d'origine italiana che l'Italia era un gran paese, un paese che doveva suscitare orgoglio. Invece molti americani d'origine italiana avevano una certa vergogna che erano italiani, perché uno non conoscevano la storia dell'Italia, non conoscevano la lingua, non conoscevano la letteratura, l'arte, niente dell'Italia, o la musica. E perciò si sentivano sempre a svantaggio. Io ho avuto l'opportunità di studiare in Italia e di conoscere l'Italia, perciò
quando uno diceva a me: oh, Poletti, Italian name, per Bacco, e se ne sono molto fiero. E durante la guerra questi americani hanno visto l'Italia, hanno visto Roma, hanno visto queste grandi città, hanno visto un popolo intelligente con iniziativa. Sono arrivato a Milano 2 giorni prima dell'armata con il mio secondo in comando, un ufficiale inglese, colonnello Hancock, e poi il nostro autista, che era un caporale italo-americano da Rochester, New York, e siamo entrati 3 in uniforme. E come furono questi 2 giorni dei due unici italo-americani vestiti in divisa americana? Abbiamo lavorato con i partigiani, stabilendo, ho scelto un prefetto, ho scelto un sindaco, ho cominciato a scegliere uno per il capo dei trasporti, eccetera, eccetera. Poi quando è entrato l'armata 2 giorni dopo, il generale Krittenberg era così arrabbiato che ha dato ordine di mandarmi fuori da Milano, e io ho dovuto partire da Milano. Perché era arrabbiato? Perché lei era perché arrivato prima? Sono arrivato prima e lui non ha avuto l'opportunità di dire che ha liberato Milano. E la liberazione era stata fatta dai partigiani, non da lui. Il popolo ingegnoso e pieno di iniziativa che gli italoamericani avevano scoperto nella campagna d'Italia, a pace avvenuta, proseguiva la sua lotta contro l'ingiustizia, la miseria, l'ignoranza. Dal bandito Giuliano di Francesco Rosi. Ogni amici lavoratori, ognissimo fatto, fascismo o non fascismo, noi siamo sempre venuti qui. Noi vogliamo che i nostri figli imparano a leggere e scrivere per togliere questa vergogna dell'analfabetismo, perché a causa della nostra ignoranza noi siamo processi quotidianamente ai soprusi dei cappellosi. Noi vogliamo che i nostri figli imparino a leggere. La scuola è fatta per duchi e baruduri, lupo vareggio ciuccio a arrestare, perché se non ci sono le denari, è inutile che hai voglia di imparare. La scuola è fatta per duchi e baruduri, povereggio ciuccio a arrestare, pe poveretti pinni e calamari, sono le zappie terre tarahari. Per i poveracci le penne e i calamai sono le zappe delle terre tarahari. E come ha fatto a mantenere la famiglia a 19 anni? Col lavoro. E oggi invece? Col lavoro. E i figli invece? Il lavoro sulla mia dipendenza, logicamente. Quando, è così, quando c'è la giornata. E quando noi dobbiamo aiutare nella terra. O per sì o per forza. Mi spieghi un po' perché loro dicono che non possono mantenere la famiglia. Vabbè, oggi sono altri tempi, fratello mio. Non è come una volta. Una volta ci si credeva sana la vita, oggi vanno scherzando. Che differenza c'è tra ieri e oggi? E oggi mangio di bistecca e ne sono contento mai. Ma ci penserà il passato.
Ci arriva peggio di prima. Che cosa vuol dire peggio di prima? Dio mio, questo progresso diminuisce. E beh, e se viene peggio di prima, viene anche male per voi. Male per noi e male per voi. Ma ormai l'età mia l'ho fatta. Non ascoltate a me, e dite come... E noi non vogliamo fare la vostra fine, scusate. E dite la fine che facete voi. Si vedrà. Campate che vedete la fine che facciamo. Ascoltate quello che dico io nella vita. No, comunque... bisogna lavorare, è inutile discutere. E così si va avanti e si porta anche la famiglia avanti. Con che cosa? Il lavoro è troppo dolente. Quanti anni ha detto che ha, Domenico? 49! E quanti ne ha vissuti buoni? Da quando i figli sono cresciuti. Io che ne so, sempre sacrificando la vita. E tu, Franco, quanti ne hai vissuti buoni? Da quando ho incominciato a capire qualcosa e quando mi ho sempre diretto dal mio cervello. Cioè, da quando sono partito di qua. Le campagne sono costrette ancora una volta a segnare il passo. Le industrie si moltiplicano e si accentrano. Una volta si partiva per fare l'America, oggi si riparte per fare l'Europa, ma spesso il prezzo è alto. Qui a Marcinelle, l'8 agosto 1956, nel pozzo du Bois de Casier, più di 300 minatori rimasero bloccati a 1700 metri di profondità. La loro morte trascinò quella della miniera anche per il crollo del mercato del carbone. Questi sono gli ultimi rottami di uno scheletro già interamente demolito. Rimane ancora in piedi, vuota, la facciata. Ho sentito delle voci qua e hanno detto che bruciava la miniera. E ho guardato là e c'era tutto un fumo che usciva dal posto. Mi sono precipitata in strada e non c'era più speranza perché... Sono arrivata lì e ho visto l'ascensore che bruciava, usciva il fumo. Durante la strada io non arrivavo mai. Dopo che sono arrivata si piangeva. Tutti disperati, tutti che mani insomma, che mani dei capelli, mia moglie per terra, insomma, altri che piangevano. Tutto un fumo che non sapeva niente, nemmeno niente. Io quando sono visto così sono caduta per terra. Io dicevo, come faccio se lui si muore, come faccio? E allora mi ho messo a gridare, qui non si salva nessuno. Non c'era niente da sperare. Abbiamo riuscito a salvare 4 persone, perché avevano rovesciato un carro e si avevano messo sotto. Beh, abbiamo sentito del rumore, siamo scesi e abbiamo trovato le 4 persone vive ancora. Io sono Pasquarelli Onorato. Pasquarelli, l'uomo dalla gamba di legno, siamo noi che l'abbiamo dato un colpo di mano con gli altri 4 compagni che siamo salvati insieme. 4 belgi e 2 italiani. 4 belgi e 2 italiani. E lui, siccome si trova nell'altra galleria opposta, e lui l'ha visto prima di noi il fumo, è perché noi eravamo chiuse con delle porte. Ah sì, e l'ha visto prima lui? Ah sì. Primo sono stato io e che... lui ha avvisato voi? Sì. Allora lui ha salvato la vita a voi, e voi l'avete salvato lui? Sì. Fuoco ostacola le opere di soccorso per 15 giorni. Alla fine si contano i morti. Gli italiani sono 136. Come si è accorto della cosa? Vedendo il fumo che montava per il ciminè del ventilatore. Hai capito subito che era una cosa grande? No, subito no, perché... Non mi immaginavo che fosse stato un affare simile, eh? Se si dovesse mettere tutto insieme e dire facciamo una catastrofe come quella lì, non si riesce mai. Siamo scesi dopo un'ora e mezza, ho altri 3 compagni. Siamo arrivati a 715, là ne abbiamo trovati 2 fratelli abbracciati in piedi, morti. Uno sotto un vagone ancora vivo, con una gamba bruciata. Per 4-5 giorni ho sempre sperato che lui si avrebbe potuto salvare e uscire vivo. Io dicevo, pure senza una gamba, senza un braccio, non mi importa, basta che esce vivo. Ma purtroppo è uscito dopo 38 giorni e morto. E mio fratello mi diceva, c'è i genitori che ti accompagnano, ci sono io, ma che devo fare? Che mi ho dovuto ritirare con i genitori e basta. È finito il mondo. Il mondo è finito perché da allora, infatti, non si vive più. Come si chiamava suo figlio? Ciocca. Quanti anni aveva? 21 anni e 4 mesi. L'ultimo figlio.
quello che fa il carbone, non so, può vivere 10, 15, 20 anni perché ha polvere e polvere di carbone, mentre la polvere di questi che fanno le gallerie è polvere di terra. E questa terra si fa come un cemento armato sui polmoni. Quindi esaurisce prima. E si esaurisce prima, si capisce. Se, di moto, se un minatore a carbone può vivere 15 anni, un bavattore non può vivere 10 perché si ammala subito. E contempliamo una buona giornata e speriamo che un giorno ci daranno lavoro in Italia se andiamo tutti avanti a casa nostra. Gian Pietro Quindilli, provincia Pescara, Lociana. Buona speranza Giuseppe Pescara. Canale Erbe, Capillo.